Siete dei Neroni barbari. Pensate se fosse la vostra campagna. Pensate se fosse la vostra casa. Poteva succedere. Mi sta succedendo come nel tempo di Nerone, quando diede a fuoco Roma. Perché lo ha fatto? Perché era un pazzo, perché si sentiva un dio, ma lo ha fatto. Ha dato fuoco a Roma e ha ucciso quasi tutti. Oggi noi ci troviamo a vedere tanti Neroni. Questi Neroni che hanno dato a fuoco a tutta la provincia di Messina, Palermo. Questi Neroni incoscienti che hanno tentato di assassinare la natura, gli animali e anche le persone. Ecco, guardate, secondo voi questi Neroni hanno fatto bene? No. Cercate di capirvi che avete sbagliato. Avete tentato di uccidere tante persone, tanti bambini, gli animali. Ecco, ora non ne possiamo più. Da luglio a oggi, quanta danni. La natura è quella che ci tiene in vita. La natura l'ha creata Dio e solo Dio la deve governare. L'uomo non può uccidere la natura. L'uomo non è titolato a dar fuoco alla Nerone, a quello che vediamo dietro le spalle. Questo è un nuovo sole per l'Italia, vuol proteggere l'ambiente e vuol dirvi a tutti che l'ambiente significa vita, significa purezza, significa voler bene al creato. Rispettare il mare, rispettare la natura, rispettare i cieli, rispettare i pianeti, rispettare le persone. Perché non lo facciamo? Ecco, siete dei Neroni barbari. Perché questi incendi non si fanno, queste cose non si fanno, perché si distrugge la natura che manda l'ossigeno, ci manda la saggezza della grazia del Signore che ha fatto i cieli e la terra. Ecco perché oggi Un Nuovo Sole per l'Italia dice sì all'ambiente, ma che sia pulito, sì al cielo, ma che sia pulito, e condanniamo fermamente questi Neroni che hanno fatto quello che oggi stiamo vedendo da Palermo a Trapani a Messina e provincia. Se io so che ho una cosa e la devo rispettare, la devo rispettare. Se lei ha un pezzo di orto, lo deve rispettare perché là ci lavora. Ecco perché dico, queste persone non hanno né la cultura della coltivazione, né del rispetto della natura, perché la natura è ossigeno, la natura è vita. Che le devo dire? Non ragionano, non vogliono ragionare, lo fanno per interesse, non lo so, ma lo fanno perché sono degli assassini dell'ambiente, e questo diventa un grave reato dinanzi alla natura, dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Invito le istituzioni preposte regionali a mettere più fondi affinché si possano comprare più mezzi, come aerei, come ad esempio mezzi strumentali, mezzi di prevenzione, più assunzioni. Mi pare di aver sentito stamattina che le assunzioni vanno a zero. E mettere più controlli, ecco perché io dico sì alle province, che con le province si controlla meglio il territorio. Guardate, guardate, mi sembra un panorama accogliente, mi sembra una persona che sta morendo. Pensate, la natura sta morendo così, soffre, è come una persona quando soffre e non cambia niente. Siamo tutti figli dell'universo, figli di Dio. E allora sentite, oggi siamo qua, mi auguro che non succeda più quello che è successo ieri, l'altro ieri, a luglio. Mi auguro che anche i mezzi preposti e la politica possa prendere gli adempimenti, i provvedimenti disciplinari in maniera seria, preventiva e corretta, e se è il caso anche punitiva. L'appello va fatto ovviamente non quando succedono le alluvioni, i terremoti, gli incendi, dichiarando lo stato di calamità e poi passano anni e secoli. Va fatto prima che succedano queste cose. In questo senso alla regione, proprio al governo regionale, che possa pensare in tempo a fare tutti quei lavori necessari, quella manutenzione che manca nelle strade, nei ponti, nei quartieri, nei paesi, affinché tutto questo possa essere evitato, quantomeno quando arrivano le alluvioni pure evitate.
I soldi ci sono. Cerchiamo di stringere dei capitoli non necessari e cerchiamo di investire nelle assunzioni, perché più personale c'è e più la protezione è assicurata, soprattutto i mezzi, gli elicotteri, i Canadair. Questo è un appello. In nome del popolo italiano, di un nuovo sole per l'Italia, io dico che questo teatro non succeda più. Signori, guardatelo, pensate se fosse la vostra campagna, pensate se fosse la vostra casa, poteva succedere, pensate se fosse qualche uomo bruciato vivo.